così come con altre realtà produttive della nostra città, del nostro territorio. Come università vogliamo intessere rapporti di collaborazione molto stretti perché pensiamo che sia un dovere dell'università quello di aprirsi alle realtà territoriali e dall'altro lato il poter offrire una collaborazione a 360 gradi che passi attraverso anche tutte le opportunità che si possono creare insieme di sinergia sul trasferimento tecnologico, oltre che sulla formazione. Credo che sia una fase importantissima della nostra attività, ma anche grazie alla collaborazione di tante realtà produttive che CNA rappresenta e che per noi costituiscono un punto di riferimento importantissimo nell'attività quotidiana che svolgiamo. È un accordo importantissimo questo perché mette in relazione sia l'università che la CNA, cioè il mondo del sapere, delle conoscenze, con il mondo del fare, quello dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. Sicuramente è un modo per trarre dall'università la formazione, le conoscenze e trasmetterle al mondo dell'imprenditoria. Attraverso l'università pensiamo di aver fatto un accordo molto importante che possa dare sviluppo alle nostre imprese. Si fa sempre tanto parlare di evoluzione tecnologica e di crescita tecnologica, però queste cose lo sappiamo benissimo che senza il capitale umano e la crescita delle persone, delle loro competenze, insomma, non si va da nessuna parte. Abbiamo fatto dei passi avanti con i rapporti con le scuole, sia quelle secondarie che quelle primarie, e adesso vogliamo iniziare a lavorare seriamente con l'università, cioè dove le competenze più alte ci sono e vorremmo in qualche modo poterle sfruttare a beneficio delle nostre imprese.